Elisabetta Pellini alla sfilata di Giada Curti. Premettendo che Giada è un'amica, veramente un'amica del cuore, una persona meravigliosa, io credo che in questa sfilata abbia espresso ancora di più la sua personalità, che non è soltanto eleganza, raffinatezza, eccetera, ma è anche, l'ho trovata una sfilata solare, ricca di colori, ricca di nuove, di novità. Anche più portabile, perché sì, è alta moda, però è un pre-couture, quindi anche più facile da mettere, perché non sempre ci sono le occasioni giuste per poter mettere abiti così importanti, costumi da bagno, pantaloncini più corti, quindi mi è piaciuto molto. Poi tutto fatto a mano e rigorosamente made in Italy, che è importante. Infatti è sempre bello ricordare queste cose qui, perché appunto oggi sembra che la sartorialità non ci sia più, quindi quando si vedono degli abiti realizzati ancora a mano, insomma, perché non dirlo? No, bisogna dirlo, perché se ce ne sono pochi che lo fanno bisogna continuare, cioè fare in modo che continuino a farlo, e soprattutto bisogna apprezzarli, perché è un lavoro importante non soltanto di uno ma proprio di tante persone, quindi grazie a Giada ma anche a tutto l'atelier. Cosa ne hai pensato di quegli abiti un po' particolari anni 50, appunto una rivisitazione di Positano? Non ti hanno, a te che sei un'attrice e anche molto affermata, ricordato quei film appunto degli anni 50 in cui si vedevano tutte quelle belle signore rappresentate forse anche un po' da questi abiti? A me piacciono tantissimo quegli anni, tra l'altro sono gli anni poi del neorealismo, gli anni del grande cinema italiano, forse per questo che è più facile ricordarli, quindi perché no? Cioè, secondo me il cinema e la moda si copiano tra virgolette a vicenda, no? E si aiutano a vicenda, quindi riportare in auge quegli anni dove c'era un'alta moda, anche nelle, non soltanto nell'alta borghesia, però c'era attenzione negli abiti di tutti, anche delle persone più popolari. E quindi questo è bello, perché al giorno d'oggi spesso e volentieri anche per strada non si vedono belle cose, quindi ritornare a quell'attenzione per l'indumento, a quella precisione, aiuta anche le persone a uscire, a esprimere forse in maniera diversa, meno scontata e banale la propria personalità. Perfettamente d'accordo con te, come posso non esserlo con te naturalmente. Hai parlato di grande cinema, quindi a proposito di grande cinema, dove potremo vederti prossimamente e dove già invece ti vediamo? Allora, vabbè, prossimamente uscirà sul web la seconda serie di Forse sono io, questa web series comica. Non fatevi trarre inganno dal trailer, perché già è in onda, perché il trailer è thriller, ma in realtà è una presa in giro, perché in realtà è una cosa molto comica. E poi ho partecipato a questa miniserie di 4 puntate per Rai 1, è già andata in onda la prima puntata venerdì scorso, che si chiama Madre aiutami. Molto bella, della regia di Gianni Lepre, con un'icona proprio di quegli anni, per me un'icona di bellezza, di bravura, che è Virna Lisi, protagonista assoluta. Quindi è stata una bella esperienza lavorare con un'attrice così bella e così preparata, che non fa la diva per nulla. Sono perfettamente, naturalmente, di nuovo d'accordo con te, però devo dire che tu somigli molto a Virna Lisi e hai le dote e le qualità anche di Virna Lisi, e quindi ti auguro di, nel prossimo futuro, di diventare come lei. Grazie, così mi imbarazzi e non dico più niente, perché si parla di grandi, quindi... E tu lo sei. Grazie. Grazie. Grazie, un bacio.